Sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni.
Il 3 aprile del 1947. Suo padre Giuseppe e la madre, Felicetta e Salvatore, avevano una bancarella di frutta e verdura al mercato di Via Celentano. La famiglia era composta da 6 femmine e 4 maschi: Pierino, Elisa, Giovanni, Lucia, Vincenzo, Anna, Rosa, Nicola, Gino, Michela. Abitavano in Via Brescia. Vi avrebbero abitato sino a quando non gli fu poi assegnata una casa popolare, un alloggio popolare a Rione San Marcello nel 1960. Sia via Brescia che il Rione San Marcello erano zone molto popolari, non quello che sono diventate adesso. Anna era la tuttofare di casa, non c'era riparazione in cui non si cimentasse, perfino lavori di muratura e piastrellatura. In famiglia e fra i conoscenti, scherzando, la chiamavano Petruccio senza agida. Era Pietro, era un nomignolo preso in prestito da Pietro, un amico muratore. Il Rione San Marcello, facendo parte di quel quartiere San Pasquale, è una strana periferia urbana, a pochi chilometri dal centro cittadino, sorto in una zona in cui in pochi decenni lo sviluppo urbanistico ha circondato le case popolari. E solo oggi, a quasi 70 anni dal suo insediamento, si sta pensando ad un suo recupero urbano. Ma ovviamente non ci sarà posto per i lavoratori o per quelli che ci abitano. Questi, man mano, verranno spinti dai costi e dai rifacimenti verso le nuove periferie. Ho voluto iniziare così oggi questo spazio, con un ricordo. È un ricordo di una delle tante persone che io personalmente ho incrociato nella mia vita, ma che è un pezzo importante della nostra città. Ci sono storie che non vengono raccontate. Molto spesso le storie più interessanti sono quelle che riguardano storie che non sono molto interessanti. Si narrano le storie di qualcuno che è diventato famoso, si narrano le storie di chi ha avuto successo o di chi ha fatto delle schifezze, di chi è diventato un boss malavitoso. Le appendici di queste famiglie sono al centro di tante attenzioni, come pure le famiglie dei ricastri di questa città. Anna Roseto era chiamata Anna l'anarchica perché aveva sposato quest'idea di vita felice. E negli anni 70, quando le porte ai sogni erano aperte, lei aveva iniziato a frequentare quella piazza che a Bari molti hanno chiamato il giardino, che era Piazza Umberto, una cosa molto diversa da quello che è oggi, un luogo di aggregazione dove ci finivano tantissimi personaggi che magari uscivano dal manicomio, soldati in libera uscita, operai alla ricerca di un patto contro l'ingiustizia. Anna aveva incrociato questa piazza, ma prima ancora aveva incrociato un circolo di giovani militanti che dava violentini nei quartieri, spiegando alla gente che tutto quello che stava accadendo non accadeva per caso e che le bombe che venivano messe in questo paese non erano messe dagli anarchici. Gli anarchici erano quelli che da sempre si beccavano la colpa, quelli per cui non c'era mai una giustificazione vera, ma c'era sempre un modo per dargli addosso. Thank you.
in questo rione che dal 1968 al 1970 si forma un nucleo di questo che verrà chiamato poi circolo anarchico. Si avvicinano tanti giovani perché, come ho detto prima, le porte dei sogni si stavano aprendo. Tutti quanti guardavano all'anarchismo in modo istintuale, quasi come un passaparola. Lì si era creato un organismo umano che poi aveva questa funzione rispetto al quartiere. In quel periodo Anna lascia la casa dei genitori e comincia a costruire la sua vita di donna indipendente, a cui non rinuncerà mai. Va ad abitare in via Maria Cristina di Savoia. Da lì a poco anche Nicola abbandona la famiglia e viene accolto da Anna. La casa di Anna diventa poco dopo la sede del gruppo, del circolo anarchico, di questo gruppo che poi prende il nome di Azione Diretta. La sede sarà in via Trevisani 255. Vi entreranno un po' di persone e il gruppo nel 73-74 confluirà nella nascente organizzazione anarchica pugliese. La sede fu in via dei 1030, sempre nel quartiere di San Pasquale. Nella casa di Anna questo gruppo di compagni si univa quasi ogni sera, si discuteva, si suonava, si allestivano spettacoli teatrali. Da via Maria Cristina di Savoia Anna andrà a vivere in via Enrico Toti ed anche qui la sua casa sarà sempre aperta agli abai di compagni, di amici, di gente che liberamente entrava in questa casa. In questa parte della sua vita si intreccia l'organizzazione anarchica pugliese e poi il suo rapporto con quello che non tanto era il lavoro politico, ma era questo tipo di relazione che riusciva ad avere tutto il resto. Si formò all'interno della cooperativa, all'interno dell'università, all'interno del movimento, il movimento fuorisede, si formò una bella cooperativa che si occupava di fare dei lavori all'interno dell'università e si chiamava Scopa Ripari e Lucida. Lei si infilò in questa cooperativa e riuscì a lavorare anche in maniera molto intelligente. Intorno al 2000, purtroppo, in seguito a un incidente stradale, la sua autonomia iniziò a vacillare e pian piano la sua vita incominciò a cambiare fino a quella mattina del 27 marzo 2014. Vi voglio leggere quello che scriveva Repubblica il 27 marzo del 2014. Il 27 marzo del 2014 Mara Chiarelli riporta questa notizia su Repubblica, sulla costola barese. Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina, incastrato fra gli scogli, sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro. Si tratta di Anna Loseto, 67 anni, di Bari. La donna, che potrebbe essersi suicidata, non aveva indumenti addosso. La circostanza, ora al vaglio dei carabinieri del comando provinciale, potrebbe essere stata provocata dalle onde e dai vortici del mare. Sugli scogli vicini i militari hanno trovato un giubbotto con i suoi documenti e, poco più in là, una stampella. Sul posto anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. Difficile operazione di recupero del corpo, complicata dalle condizioni del tempo e dalle importanti dimensioni della donna. Si cerca di ricostruire la sua vita per confermare l'ipotesi iniziale del suicidio ed escludere altre cause della morte. Così l'operaio Nicola Micunco ne ricordava quella mattina l'incontro, il triste incontro. Lavoro per la Bari Multiservizi. Quella maledetta mattina durante il lavoro mi spostano sul pontile e vedevo un corpo tra gli scogli. Sono rimasto scioccato. Era Anna, la compagna anarchica, vittima di questa società di merda. Chi l'ha conosciuta la porterà sempre nel cuore. Thank you.
Ci sono morti leggere come piume e morti pesanti come pietre. Niente, in questo spazio che si chiama Sedizione, sono Gianluigi Trevisi, sto ricordando una persona che non c'è più, che, come dicevo prima, è stato un pezzo importante della nostra città, anche se non conosciuta, anche se non al centro delle grandi cronache. È stato un personaggio fondamentale per tanti, un esempio per come anche la gente che non ha la possibilità da giovanissimo di studiare, di aprire il proprio cuore, di aprire la propria mente attraverso quelli che sono i supporti che la gente che vive in un certo benessere riesce ad avere immediatamente. Ci sono situazioni familiari dove è difficile anche approdare a quello che è l'ABC, perché sei sempre stretta
sei sempre stretto in condizioni, in situazioni da dover recuperare, l'emergenza, tutto quello che è il quotidiano che non riesce a districarsi in un solo momento. Il quotidiano diventa un'ossessione, diventa un assedio, per cui tutte le cose che ci toccano nella vita è difficile che poi possano essere per tutti uguali. Quindi ci sono persone che arrivano a queste cose in maniera molto diversa, per cui queste persone, quando incrociano questo aspetto diverso della vita, lo fanno con grandi sforzi. E quando approdano a questi successi, a queste conquiste della coscienza, in loro si crea uno spazio enorme per gli altri, quella che qualche volta qualcuno chiama libertà. E Anna Loseto, detto Anna l'anarchica, era una persona molto conosciuta nella nostra città, perché era presente sempre alle manifestazioni, con i suoi capelli sempre disordinati, con il suo vestire trasandato, ma con quel volto che esprimeva in maniera forte la sua coscienza, che dava immediatamente da capire agli altri che cosa significava la sua presenza lì, in una manifestazione, ai bordi, a vendere un giornale o a distribuire un volantino. E ora sembra tutto molto banale in questo racconto, sembra uno dei tanti racconti che ripercorre quegli anni, funesti per qualcuno e bellissimi per altri. E invece quegli anni sono così profondi perché hanno segnato un punto di vista e una presa di coscienza che difficilmente riusciremo a ritrovare di fronte all'emergenza che stiamo affrontando. Anna era questo. Era questo, e volerla ricordare è un pugno nello stomaco per quello che mi riguarda, perché nell'essere indaffarato, nell'essere sommerso dalle carte, dalla burocrazia, dai mutui, dal quotidiano, a me era sfuggita la sua fine così triste, il fatto che si fosse suicidata. La vedevo sempre più di rado, perché probabilmente questo problema che aveva alle gambe dopo l'incidente le impediva di essere per strada, e poi perché le strade si sono separate, il quotidiano ci ha sommerso, ci ha messo sotto, ha deciso che tutti quei sogni dovevano essere spazzati via, bisognava interessarsi dei termosifoni che non funzionano, del rubinetto che perde, dell'assegno che deve essere coperto. La vita è diventata questo, quando prima tutte queste cose non esistevano. E molti sono rimasti travolti. Anna non ce l'ha fatta. E quello che le ha fatto probabilmente è stato un sano gesto di disinteresse per tutto il macabro che si stava costruendo intorno a noi. E quindi ora ricordarla ha il piacere, il sapore, il profumo del ricordo, perché l'era ed è un bellissimo ricordo da tenere nella mente, ma anche l'amarezza di come certe cose non abbiano funzionato, di come si siano affermate le cose più violente e più stupide nel nostro andare avanti. Quello che oggi chiamiamo progresso, che probabilmente è anche progresso perché produce tante cose belle, sta sempre più diventando un assedio, per cui Anna non c'è più. Sì.
rivoluzione si è vestita di nero. Viaggiava a bordo di cavalli ferrati con borracce piene di nitroglicerina. La nostra Africa ci ha lasciato senza più rimandi. Un treno è deragliato scontrandosi contro cavalli a vapore in un mare agitato pieno di scogli a pane e pomodoro. La rivoluzione non è un semplice avvenimento. Le nostre spie personali continuano ancora a chiederci dei nostri traffici di nastri di seta per capelli e bottoni di madreperla cuciti su fazzoletti di raso rosso con i bordi di pizzo. Anna e Nicola non è la nuova insegna del parrucchiere e nemmeno il titolo del prossimo film delle sale d'ascolto per famiglie instabili. Oggi abbiamo venduto la nostra meringa per un bicchiere di prosecco e i nostri poeti hanno tirato fuori le loro pistole caricate di parole a salve. Era il mio turno al banco del dopolavoro, ma la visita di un re al nuovo papa ha bloccato il traffico nella città, lasciando sospesi i baffi tagliati e le feste in onore dei nostri poeti uccisi dalla nostra superbia. Stasera abbiamo alleato i nostri fucili per combattere contro l'apocalisse a Tucson e gli sceriffi federali ci hanno inseguiti fin dentro il nostro ranch. Ho iniziato a girare con la mia nuova 70D e per 5 giorni ho visto solo l'esperienza di emozioni passate. Passate attraverso amori consumati in un infinito dichiarato da lunghi abbandoni e solitudini interminabili, in corridoi infiniti e poi amori, dettagli, corpi, pasticche e viste di dottori saccenti che conoscono il limite della loro follia confusa con il seme del sapere e della conoscenza. Basta! Oggi l'impotenza ci ha ucciso, ancora ulteriori ricordi, l'odore acre della benzina ha invaso tutti i nostri pensieri. Non so quando sarò capace di passare di nuovo in fondo, lì, davanti al mare dove è sepolto per sempre un po' della mia incoscienza. Un tempo ho conosciuto una donna guerriera che aveva tanta forza e tanta bellezza espressa dalla sua fierezza e dalla sua capacità di non sentire mai il dolore, anche quando era necessario capire. Io ho amato la sua forza. Non aveva viaggiato molto e non conosceva molte lingue, ma sapeva parlare con tutti e conosceva il mondo. Quella donna era mia amica. Lei aveva scelto di non volersi immergersi nel dolore dell'impotenza che questa città di farabutti offre a chi ha il cuore e la testa troppo sensibili. Ci sono persone che continueranno a vivere per sempre accanto nella tua memoria e se hanno scelto di andare, Anna lo sarà per sempre. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima,
perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Sedizioni, sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo.